Hanno atteso il decreto per 5 mesi gli azzerati dei 4 istituti di credito salvati lo scorso 22 novembre ed adesso è arrivato. Ma la soluzione per i rimborsi non sembra aver placato gli animi dei risparmiatori che dopo il corteo di protesta del 1° maggio ad Arezzo sono scesi nuovamente in piazza per far sentire la loro voce. Questa volta a Firenze, dove lunedì mattina il premier Matteo Renzi è salito sul palco del Teatro Niccolini per lanciare i comitati per il sì al referendum costituzionale del prossimo autunno. Un'accesa protesta quella dell'associazione Vittime del Salvabanche, buffoni, ladri, ancora vogliamo i rimborsi per tutti e totali gli slogan dei risparmiatori che al di fuori del teatro hanno richiesto un incontro urgente con il Presidente del Consiglio. Il premier Renzi, durante il suo intervento sulla platea del Teatro Niccolini, ha affermato: lobby delle banche, io al massimo potrei fare la lobby degli scout. E poi ha aggiunto: ma anche sul tema banche abbiamo eliminato il meccanismo atroce e assurdo delle banche popolari, garanzia alle banche di credito cooperativo, e abbiamo salvato i correntisti di quelle banche che rischiavano di perdere le obbligazioni per le quali si è provveduto a trovare soluzione.